Ciao ragazze e ciao ragazzi, mi vedete sistemata come il precedente video, ma ho un po' di tempo questa sera e ho deciso di finire tutti i prodotti che avevo da recensirvi. Come sempre mi sto toccando con i capelli, cercherò di stare buona. Ora vi voglio recensire dei prodotti di skincare. Alcuni mi sono piaciuti tantissimo, altro specialmente uno, veramente no. E partiamo subito da questa sana bocciatura. È un deodorante della Sauber Deo Ipersudorazione. Effetto fino dalle prime applicazioni 48 ore, senza sali di alluminio, senza alcol, parabeni e con attivi emollienti. È un prodotto da 50 ml. Allora, io personalmente, specialmente durante il periodo di massimo impazzimento degli ormoni, ho una sudorazione molto acida. È un problema che mi porto avanti ovviamente da quando sono diventata, come si diceva, come dice la mia nonna, da quando sono diventata signorina. Ed è un problema ovviamente che, se il tempo è normale e quindi non si suda eccessivamente o non vado a fare sport, è abbastanza tamponabile con un buon deodorante. Ma se inizia a fare caldo oppure sono durante un'attività fisica sportiva, io mi sento personalmente a disagio, specialmente se poi devo stare a contatto con persone, veramente è abbastanza imbarazzante. E quando usavo questo deodorante qua, la situazione si è molto aggravata e non ero neanche nella settimana degli ormoni impazziti. Quindi l'ho usato praticamente 3 volte. La prima volta ero convinta che fosse una maglietta sintetica che mi aveva procurato questo odore sgradevole, quindi vabbè, l'ho buttata. La seconda volta avevo una maglietta, quelle diciamo a mezza spalla, di cotone bianca, aveva soltanto un disegno sul petto e idem con patate, mi sentivo a disagio. L'ultima volta l'ho messa con una bretellina semplicissima, non queste qua strette, quella un po' più larga. Allora ho detto: ok, no, tu no, non posso vivere perché ti devo finire, ma vado in panico perché esco di casa con questo coso. Quindi l'ho sbolognato un attimo a mia mamma, che ha un tipo di sudorazione diversa e a lei non dà nessun tipo di problemi, quindi se lo finisce lei o mia sorella. Secondo prodotto di cui voglio parlare è la mia crema corpo che sto usando in questo periodo, è della Leocrema, è una crema fluida idratante, pelli normali, proteine E, vitamina E, proteine della seta, latte di mandorla. Fresca leggerezza per una pelle morbida e idratata, si assorbe rapidamente, non unge, idrata fino a 24 ore. Grazie alla sua texture setosa e vellutante, conferisce alla pelle una meravigliosa sensazione di freschezza. La sinergia tra proteine della seta, vitamina E e latte di mandorle garantisce alla pelle un'intensiva idratazione per un irresistibile morbidezza, accarezza la pelle senza ungere e si assorbe in un soffio. Contiene inoltre agenti attivi idratanti che assicurano 24 ore di idratazione continua. Pelle incredibilmente morbida e idratata per tutto il giorno, si assorbe rapidamente e non unge, cosa molto importante che è reale. La confezione è da 250 ml, l'ho pagato 1,79 euro. Ha il profumo dolciastro delle mandorle, è una crema, ora ne farò uscire una quintalata, no, ecco qua, è una crema bianca, molto leggera, molto fresca, veramente si stende con facilità, si assorbe rapidamente, non procura quella sensazione di pelle soffocata, specialmente ovviamente con 500 gradi all'ombra con umidità al 100%. Mi sta piacendo molto, anche il profumo che lascia sulla pelle è persistente.
Mi piace anche per ovviamente i gomiti e le ginocchia, che sono le parti più doppie e che si disidratano prima, ed efficace anche in queste zone. Mi sta piacendo molto, l'ho usata anche come doposole perché effettivamente è molto fresco. Non avevo un doposole in questi giorni che sono stata a mare, quindi ho usato questo. Mi sta piacendo, sì, non è super eccellente come inci, eccetera, però il suo sporco lavoro lo fa anche bene, secondo il mio punto di vista, sempre. Altro prodotto di cui voglio parlare è la crema viso che sto usando in questo periodo, della Clinians, è antirughe, quotidiano, trattamento attivo rassodante con estratti di melograno e colibin, non so cosa sia. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. Allora, aiutano a contrastare la formazione di rughe e perdita di elasticità cutanea. La nuova formula arricchita con colibin, un derivato della proteina del riso, ah ecco cos'è, che protegge la pelle dai danni provocati dai raggi UV, e previene la degradazione del collagene, contrastando i primi segni dell'invecchiamento, un fattore idratante zuccherino e acido ialuronico svolgono inoltre una spiccata azione idratante. Giorno dopo giorno la pelle del viso appare più elastica, morbida e rassodata. Con un utilizzo continuo le micro rugosità si attenuano visibilmente. Le cause della formazione delle rughe sono molteplici: lo scorrere del tempo, i radicali liberi, anche fattori ambientali come l'esposizione al sole, il fumo, l'inquinamento e lo stile di vita. Clinians antirughe quotidiano giorno è un trattamento specifico per pelli ancora giovane che aiuta a prevenire la formazione delle prime rughe e a preservare l'elasticità e la compattezza cutanea. È una crema viso antirughe in grado di svolgere una triplice azione: aiuta a contrastare la formazione di radicali liberi, maggiori responsabili dell'invecchiamento cutaneo, a prevenire la degradazione del collagene e a mantenere il corretto stato di idratazione della pelle. La sua texture non grassa, dal tocco morbido e cremoso, si assorbe facilmente, donando un'immediata sensazione di morbidezza e idratazione. Questo trattamento è anche ottimo come base trucco. Che è consigliata da una fascia di età dai 30 anni a salire. La confezione è così, è bianca, è in vetro. La cremina all'interno è biancastra da 50 ml, bianco rosata, ha una texture tipo no, schiumosa, è spumosa, non schiumosa, è leggera. Allora, con 50 gradi all'ombra e 100% di umidità non sopportavo neanche questa, mi trasudava ovunque, ma un buonissimo odore, mi trasudavo ovunque, non la consiglio con temperature molto alte. Già con sempre 30 gradi, ma senza umidità, quindi senza che la pelle impazzisca per l'umidità, è bellissima perché è molto fresca, leggera e riesco a fare tutti i massaggi. Mi piace portarla ovviamente sul collo e scenderla fino giù al décolleté, perché io dormo molto spesso su un lato, quindi ovviamente la mattina mi trovo con un sacco di righine, e ovviamente idratando la zona con una crema, che può essere una crema corpo o stendere anche la crema viso, aiuta a rilassare, anche a idratare, così si rilassano i tessuti e a spianare un attimo le rughe. Non ho visto questa azione antirughe eccellente, nel senso che io ho delle rughe su qua, però qua vabbè, ci metto anche la crema per il contorno occhi. Io ho qualche rughetta qui, così di accigliamento sulla fronte. Fortunatamente, alla mia età, 33 anni, ancora non sono così decadente. Poi ho i miei soliti segni da sorriso che mi piacciono, però so che da qua a un po' diventeranno più marcati e mi faranno un po' l'aspetto poco allegro, perché
ho visto dei miglioramenti, non so, sul contorno. Io ho il terrore che mi si inizi a scendere l'occhiello e così. Tanto da quando lo uso vedo un po' più di tensione, però forse è la mia immaginazione. Comunque come crema da tutti i giorni, idrata bene, non è troppo pesante se non con un eccessivo caldo, mi sta piacendo. Altro prodotto per la pelle è questo prodotto della Bioniche Defense Bi-Lucent Antimacchia Concentrato Uniformante Pelli Soggette a Discromie. Allora, in italiano, trattamento intensivo che favorisce la manutenzione, l'attenuazione delle macchie brune e ne previene la comparsa, aiutando a rendere l'incarnato più luminoso e uniforme. Gli attivi intervengono in modo sinergico e complementare sulla sintesi della melanina, contribuendo a inibire l'insorgere di iperpigmentazioni. È adatto a tutti i tipi di pelle ed è indicato sia di giorno da solo in abbinamento alla crema che la sera. L'odore e la leggera colorazione che può assumere il prodotto sono dovuti agli attivi contenuti. Applicare sul viso, collo, décolleté a mani perfettamente deterse. Una volta aperto, usare il prodotto in modo appropriato, solo per uso esterno. Alta tollerabilità, sicurezza ed efficacia sono evidenziate da test in vitro su modelli che ripropone caratteristiche e reazioni della pelle umana, test clinici effettuati sotto il controllo medico, test della ricerca del nickel eseguito da ciascun lotto di produzione. Test microbiologici, nickel in traccia inferiore allo 0,0001%, 100% formulato senza conservanti e profumi. C'è anche il foglietto illustrativo. A cercare poi l'italiano. Allora, trattamenti per pelli soggette a discromie. Discromie cutanee, le macchie brune e irregolari pigmentazioni della pelle sono uno dei più diffusi difetti cutanei. Il trattamento di questi inestetismi richiede tempi lunghi e un attento continuo monitoraggio, poiché gli effetti si possono apprezzare solo dopo il completamento del naturale processo di rinnovo cutaneo, 28 giorni circa. Bioniche, per aiutare a risolvere il problema, propone una gamma di prodotti che contribuiscono a migliorare l'uniformità dell'incarnato. La linea Defense Bi Lucent è formulata per non causare forme di reattività cutanea che, se applicata nelle pelli, nelle normali e ragionevolmente prescindibili condizioni d'uso, tuttavia non si possono escludere reazioni di intolleranza da parte delle pelli più sensibili. Allora, per le pelli sensibili si consiglia pertanto di effettuare un trattamento solo come indicato dal programma esposto. Se si utilizzano prodotti per la prima volta, si consiglia una prova preliminare su una piccola zona all'interno dell'avambraccio. Se non intervengono irritazione e arrossamento entro 24 ore, iniziare il trattamento, altrimenti evitare l'uso. Durante il trattamento, evitare esposizione al sole e alle lampade abbronzanti e utilizzare quotidianamente una protezione solare con indice minimo SPF 15. Sospendere il trattamento durante la stagione estiva. Seguire attentamente le indicazioni relative al programma di trattamento della linea, evitare la zona del contorno occhi, le labbra, in caso di contatto risciacquare con abbondante acqua fresca. Usare solo su pelle integra, non lasciare il prodotto alla portata dei bambini. Ok, qua ci... Come ben tutti sanno, questi tipi di prodotti, c'è scritto anche nel fogliettino illustrativo, non dovrebbero essere usati durante l'estate, non ci si dovrebbe esporre al sole quando si usano questi prodotti. Anch'io sapevo questo, ma è un prodotto che mi è stato consigliato dalla dermatologa che tiene sotto controllo i miei nei. Praticamente le avevo chiesto, mi era uscito, vedevo una macchia bruna qui sulla fronte.
come vi dissi già quando vi ho mostrato questo prodotto all'acquisto, ero convinta che fosse una scottatura da piastra, invece lei mi ha detto no, è una macchia solare, e mi ha consigliato di prendere questo prodotto. Io le ho chiesto, ma devo iniziare la cura ora che siamo a giugno oppure posticipo, magari la inizio fine ottobre, inizio novembre. No, tu non ti preoccupare, mettila la sera, la mattina ti lavi perfettamente, magari usi anche un piccolo scrub o con un guantino, non so, una spatolina, mi disse. Il prodotto viene eliminato e tu ovviamente ti metti la crema viso, la crema con protezione se devi esporti molto al sole e non ti preoccupare. Va bene, ci sto. Allora, il prodotto è questo, è da 30 ml ed è così con una pompettina, un contagocce, è di color ambra. Effettivamente ha un odore abbastanza forte, diventa acqua praticamente addosso. Io, sotto suggerimento della dottoressa, diciamo il primo mese, prima dell'esposizione poi effettiva e una lieve abbronzatura, mettevo qualche goccia sul viso, massaggiavo, ne lasciavo, tipo mi lasciavo sulla pelle la sensazione che non fosse del tutto assorbita e poi andavo a mettere un'intera goccia sulla macchia bruna che mi trovo qui sulla fronte. Questo diciamo per i primi 30 giorni. Dopodiché, visto che avevo iniziato ad andare a mare frequentemente, ho iniziato ad avere una sputacchia di abbronzatura, perché così la posso chiamare, ho sospeso il trattamento su tutto il viso e mi concentro solo sulla macchia bruna che ho qui. Allora, non voglio ancora del tutto espormi, anche se sono a metà prodotto, lo sto usando da un mese e mezzo, ma io la mia macchia bruna la vedo veramente molto più chiara, più schiarita. Voglio lasciarmi ancora un po' di dubbio. Allora, io sono arrivata, un attimo solo. Sono più o meno qua a metà confezione, quindi la voglio continuare ad utilizzare fino alla fine. E quando ve la mostrerò nel video dei prodotti smaltiti, a quel punto, e solo a quel punto, perché immagino che sarà, visto che ne sto mettendo una gocciolina a sera, sarà quest'inverno, vi saprò dire se effettivamente questa mia macchia bruna si è scolorita, perché ovviamente nel frattempo l'abbronzatura sarà andata via e io continuo comunque a utilizzare il prodotto, quindi avremo informazioni più in là. Ultimo prodotto per questo video è il mio contorno occhi della Eucerin. Pelli sensibili, Q10 Active, crema antirughe e contorno occhi, riduce la profondità delle rughe del contorno occhi con coenzima naturale Q10 FP6 senza profumo. Allora, in italiano, con l'avanzare dell'età, la naturale produzione dell'enzima Q10 da parte dell'organismo si riduce. In questo modo la pelle viene danneggiata dall'accumulo di radicali liberi, perdendo vitalità. La pelle perde elasticità e tono, causando la comparsa delle rughe premature. Eucerin Q10 Active. Specifica per pelli sensibili, studi clinici confermano l'eccellente efficacia e tollerabilità cutanea anche per le pelli sensibili del viso, indicata per portatori di lenti a contatti, non comedogenico, senza profumo né alcol. Se si utilizza il prodotto per la prima volta, vabbè, leggere con il foglietto illustrativo, 15 ml di prodotto, l'ho pagato 24 euro. Ma credo che mamma l'abbia trovata in offerta, perché 24 euro un contorno occhi mia mamma non me le spende, sinceramente. Allora, è un contorno occhi molto glicenuroso, mi verrebbe da dire, perché sì, la glicerina è al secondo posto, io la sento tantissimo quando la vado ad applicare. È una confezione, come le dicevo, da 15 ml, ha il beccuccio di
per l'uscita del prodotto, e il prodotto è, non so se si vede, bianco, non ha profumi se non questo profumo di glicerina che mi ricorda, come si chiamava? La Leocrema, quella là bianca nel contenitore blu, lo usava una zia di mio padre, quindi una mia zia di secondo grado. Le sue mani profumavano di questa glicerina esagerata. Comunque, il prodotto si stende abbastanza bene, riesco a fare tutti i miei massaggi. Non è pesante, anche con questo video sarà tutto 45 miliardi di gradi con 100% di umidità, ma è perché sono le temperature di questo periodo, quindi ho questo confronto. Comunque, anche con il tempo torrido, non mi suda molto il contorno occhi. Come vi dicevo, riesco a fare tutti i massaggini, sento la parte molto idratata. Quando torno per esempio dal mare, dall'esposizione solare, prendo una buona quantità e la vado a picchiettare così sul contorno occhi e la lascio assorbire da sola, non la tocco. Ovviamente se devo uscire, a quel punto la vado a massaggiare per favorire la penetrazione, però se devo rimanere a casa, non c'ho niente da fare, metto questa specie di impacco. E diciamo che quest'anno, anche se lavoro al computer, perché io sono un'operatrice telefonica, quindi sto al computer 20 ore a settimana, non ho molti segni di più rispetto all'anno scorso, per esempio, perché con l'esposizione solare, il fatto che io vado a fare questo extra boost di idratazione, non... Anzi, sto abbastanza bene. Ok, questi sono i prodotti di skincare nuovi che sto usando in questo periodo. Se vi va, vi aspetto nel prossimo video, che sarà un altro video di recensione. Ebbene sì, lo so. Io ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!